Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Link 91 su Nazmela e Vengo Galaxy Big Bang. Oggi partita contro gli spiritelli del bosco che mi ricordano molto i bambini perduti nei Lost Woods. Quindi gli Skull Kid. Quindi insomma iniziamo la partita. Che succede? Manabe, Kusaka e Sakura devono giocare loro? Ci sono già in campo. Mettili in campo, sì. Ottimo, non vedo l'ora di iniziare e vedere che cosa hanno da offrirmi di bello questi avversari. Dov'è il pennino? Pronti? Come vi chiamate? Vabbè, però meno kanji magari. Uno in meno di kanji era perfetto. Sì. Allora, vediamo un po'. La formazione mi va bene così. Trina la sposterei di qua veramente, che è abituato ad avercela di qua. Però così qui non possiamo cambiarla una volta entrati in partita. Ok, tutti quanti con i numeri sono. Non me li fa neanche controllare, quindi non posso neanche vedere che cosa sono. Sakakaishiki Kofuda. Praticamente parlano in monosillabi. Anche se Kikof era una parola a più sillabe. Kikof era due. Ok, no, devo cambiare come ho detto il posto di Trina, che deve andare di qua. Mi piace di più qua Trina. In difesa ci avrei anche Xaka, ma Xaka in difesa non sta bene. La gravità, sì, ci hanno detto che era bassa la gravità. In effetti la gravità è molto bassa, ma fa anche alquanto schifo, se devo essere sincero. È molto fastidiosa. No ragazzi, non potete vincere contro di me voi. Voi non potete vincere contro di me, lascia perdere. Non potete farcela proprio. Il livello al quale sono ora è il livello della squadra finale. Quindi non possono assolutamente battermi. Se poi io sono... Però la palla rimbalza, su questa cosa non ci hanno mentito. La palla rimbalza davvero tanto. Perché non hai attaccato... niente, non ha attaccato. Boh. Riuscirò a contrastarli per una volta? No. Non... Ah, sì, invece. Quello in alto ero io, giusto. Qui è diverso. Allora, vediamo un po'. Non posso evocare quello di Victor, perché sarebbe uno spirito guerriero e quindi troppo potente. Anche se a quanto pare Shindo ha perso lo spirito guerriero, ma ha guadagnato il pavone. Attiverei allora quello di Falco. No, di Zack attivo. Perché Zack mi sta sempre sulla fascia. Quindi appena prendo possesso di palla con Zack, li freghiamo. Eccolo qui. Mandiamogli la palla. Che Victor ovviamente non riesce a mantenere. Possesso perché il gioco dice che non va bene. Sì, dobbiamo stare attenti al rimbalzo comunque sia della palla, perché ho visto è davvero prepotente. Ce la faccio a passare? Non credo. No. Non ce la faccio a passare. C'è qualcosa di troppo sbagliato contro questi giocatori. Ma tanto sbagliato. Molto sbagliato. Boh. C'è qualcosa che non riporta. Dovrei già aver fatto un gol, e invece no. Mistero. Mistero, mistero. Passiamo a lui. E poi la con... Ce la fai a controllarla? Non... Meno male, meno male. Tu vai, tu avanza, non ti preoccupare. No, troppo potente così. Troppi punti, spreco. Troppi punti. A posto, dai. Se Victor si spostasse in qua... Stavolta voglio usarla, non me la rischio. Sto arrivando davvero vicino alla porta dopo... Quanto tempo è passato dal calcio d'inizio? 15? Insomma... Non è fuori gioco, stavano pari. Stavano sulla stessa linea. Il gioco funziona a griglia. Erano sulla stessa griglia. Non può essere fuori gioco, ragazzi. Non può esistere un fuori gioco in quella maniera.
Non esiste. Oh, vinciamo ancora noi. Bene. Vai tu. Avanza tu, non me ne frega niente. Ti faccio fare il giro lungo. Avanza tu, scartane tre con una volta sola. Bravo. Bravo, falli fuori. Se ti aumenti il livello ti dico anche bravo. No, però penso che ci siamo. Con un tiro ce la facciamo. Mannaggia. No, ma dai, ma davvero? Ma che cavolo succede? Ma me li avete messi più forti questi della squadra finale? Oh, ma io sto a livello quasi 50, non so se vi rendete conto, Sto a livello altissimo, troppo alto. Perché non riesco ad andare in porta? A parte che Zack non corre proprio, quindi... me l'aspettavo che mi raggiungesse, però... cavolo, se mi riescono a rubare palla anche col totem... Riccardo non corre, non si sa perché Riccardo non vuole correre. Andrò a tirare... faccio... sì. Vado con il totem di Riccardo e provo a segnare con lui. Volo attivo. Vai. Vediamo un po' i dacci una mossa perché già stiamo a perdere troppo tempo. Perfetto, allora. Andiamo col tiro sonoro. Un 2,50 almeno. 2,76, ottimo. Oh. Cosa? Mamma mia ragazzi, se riesco a superare questi... se li supero... non li supero mai! C'è qualcosa che non quadra in questa partita. C'è qualcosa che... i miei giocatori non corrono. I miei giocatori non stanno correndo, ragazzi. Non corrono. Non corrono proprio. Non capisco. Ok. E la palla ovviamente se ne va a quel paese. Perché rimbalza troppo. C'è qualcuno qua, Falco? Non corrono, ragazzi, non riesco a farli correre. Mannaggia, la peste bubbonica. Oh! Non corrono. Ma che vi devo dire più di questo? Non corrono. Che tipo strano, sembra che abbia dei grossi problemi. I problemi ce l'avete voi, ragazzi, che non riuscite a correre. Ho visto le vostre memorie? Che succede? Oh, ho capito. Praticamente loro stanno giocando con dei nostri ricordi e ce li fanno riaffiorare per farci perdere. Sato-chan, che stai facendo qui? Sei proprio debole, Ryu. Cosa? Sì, stanno giocando con i loro ricordi per farli... rimbambire, in poche parole. Non sei mai cambiato da quel momento. Sei debole, sei debole, sei sempre debole. Anche con il totem se sei comunque debole. Eh certo, no? Che poi uno pensa, no, ma come fa quella a sapere del totem? Chi gliel'ha detto mai? Questo è il padre. Ovviamente sì, gli sta dicendo che fa schifo a giocare e che dovrebbe tornare a... E anche lui col totem ce l'ha, ma loro non possono sapere del totem, ragazzi. Lei da piccola. Sì, vuole fare felice i genitori facendo danza. Ma no, ragazzi, non è vero nulla. Ecco, lui questo è lo zio, in teoria. Si chiede perché è qui e perché ancora non ha comprato la nave per il suo fratello, ovvero suo padre. Ma comunque tutti quanti i giocatori dobbiamo fare sta cosa? Ah, però! Lui ha capito che è solo un trucco. Lui ha capito che è solo un trucco. Bravo! Questo ragazzo mi piace. Questo ragazzo mi piace. Ah, lui invece stava ripensando al cane, Sasuke e alla zia Silvia. Che poi in realtà si chiama Autunno in giapponese, ma ci ho messo un attimo a capirlo. Erano solo delle illusioni.
Già, praticamente loro stanno facendo i fantasmi. Non sono altro che i nostri ricordi? Ma Boroshi è illusione, ok. Quindi ci stanno ingannando con le illusioni del nostro passato, con i nostri ricordi. Con i nostri ricordi creano delle illusioni per farci andare in pappa al cervello e quindi vincere la partita. Però non è chiaro perché vogliono vincere questa partita loro. A meno che loro vincendo questa partita vengono sciolti dal sortilegio del bosco, della foresta, e quindi possano poi tornare alla loro vita, alla vita che avevano prima. Però se sono fantasmi vuol dire che sono morti. Inizia il secondo tempo. E stavolta mi dispiace per... Ah. Cioè sono programmati i modelli per giocare come Sakura da bambina, come il padre di Lermer e c'era anche lo... Ah, però lui ha sconfitto l'illusione. E come Sato, sì, come Sato, sì. Strano. Ok, probabilmente ora potremmo segnare un gol, ora che la barra di riempimento si è attivata. Quindi effettivamente si potrebbero reclutare, ma con i codici, perché non sono scriptati per essere... Scriptati nel senso, non sono programmati per essere reclutati, credo. Però, e con dei trucchi effettivamente si potrebbero anche provare a reclutare. Se lo passo, attivo il... No, niente, volevo attivare il totem, ma dovevo attivarlo prima, a dire il vero. Non dopo. Se lo passo lo attivo, no? Devo attivarlo prima e basta. Pling! No, ragazzi, non corrono. Che ci voglia un equipaggiamento diverso? No, cavoli. Grande Victor, ti voglio bene, Victor. E ora tira, scatena tutta la tua potenza. Vai, Devil Burst, tiro soprannaturale. No, tiro portentoso, come lo chiamano nell'anime. Che tiro è tiro portentoso? Non ce la fai, non ce la fai. È foresta, io sono fuoco. Beccati questa. Ora sembra più fattibile. Chissà perché gioco, chissà perché. Si poteva fare anche prima, se avessi però avuto un livello ancora più alto di quello che ho adesso, o un equipaggiamento ancora migliore. Devo mettere l'equipaggiamento che trovo su questo pianeta per riuscire ad andare avanti. Perché anche l'equipaggiamento non sembra, ma influisce sul pianeta. Ci sono 11 persone, presto daremo il via. A cosa darete il via? Ok, qua sta dicendo Arion, quello che è successo nei primi capitoli, quella roba del gioco di squadra. Oh, ho capito, sta ricordando le parole di Arion, che il calcio è un gioco di squadra, che siamo tutti uniti, insomma, sì. In Azuma Eleven? Bello, un cervo. Se non sbaglio. Ma no, che fai? Kamoshka. Kamoshka? Non so come si scrive cervo in... Penso sia Kamoshika. O Kamosika, ma non so se si scrive così cervo. Non ho mai cercato cervo in giapponese. Oh, era come se fosse una specie di spirito. Tipo totem o guerriero, forte. Quindi lei ora ha lo spirito, ha lo totem lei. Vediamo un po' di metterlo alla prova. Ehi, fermati. Vabbè, ce la facciamo comunque, no? Ce la facciamo comunque. No, 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 no. Un muflone? Non c'ha le corna. Come si chiama? Non è neanche un capriolo. Perché non c'ha le corna arrotolate.
Vai, vai. Eccolo. Forte, forte, forte. Mo cerco che significa Kamoshika, perché... Kamoshika? No, non può essere, dai. Sarebbe troppo stupido. Sarebbe troppo assurdo, no? Ok, ok. Butterfly Dim o... Facciamo farfalla o sirena? Facciamo farfalla. Lui è foresta. Quindi montagna, andiamo, che è neutro. Vai, mo cerco un attimo Kamoshika perché non mi riportalo. Facciamo un attimo animazione, se no appena apro internet mi si blocca. Oh, bravo! Tutto un tratto si è potenziato lui, che succede? Vai, 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 vai Riccardo, bravo. Mo ne abbiamo tre attivi però. Non posso attivare anche Falco. Perfetto, completato. Chi lo risveglia ora? Oh, Lermer. Antilope. Però sapete, Shika significa anche cervo. Shika, quindi Kamoshika sarebbe antilope. Ma perché non aveva risvegliato il totem? Non che ce l'aveva. Ma non l'aveva ancora risvegliato, quindi ora tocca a lui e poi toccherà anche a Xaka. Toccherà anche a Buddy. Sei ancora una persona immatura che non ha nulla sotto controllo. E ripensa a ciò che ha detto Arion. Va bene, questo è inutile che ogni volta... Non sono una persona immatura. Grazie alle mie soluzioni abbiamo trovato la vittoria diverse volte. È mio potere quello che ci ha fatto vincere, non il tuo. Non ha molto senso. Vediamo un po' che risveglia lui. Cos'è, un ghiottone? Una mangusta. Una mangusta. Grande, ha risvegliato anche lui il totem. Rattle. Rattle, io non so però il nome della mangusta in giapponese. O mangusta o... oppure ghiottone, uno dei due. A quanto pare Rattle in realtà significa tasso. Non lo sapevo proprio minimamente. Perfetto, andiamo avanti ora. Manca solo lui, manca. Dai, dai, non sei debole, tu non sei debole. O forse lo sei, ma non lo vuoi ammettere. Dai avanti, Buddy, non ti abbattere. Fai come lui. Risveglia come lui. Cioè, lui è diventato l'animale. Sugoi, Sugoi, grazie che è Sugoi, è diventato un animale. Mi stanno spiegando come risvegliare il totem. Dai, Buddy, dai che ce la fai. No, non ce la fa. La palla rimbalza come se avesse vita propria. Oh, accidenti. Ah. Trick ball. Palla fasulla, ancora? Ok, dai, questa la rubiamo sicuro. Aenzazzo poi è livello G4, neanche livello, proprio G4. A parte che ho visto l'anime, hanno chiamato livello le mosse con evoluzione. Fanno come cavolo parà loro. Ogni volta cambiano adattamento. Io non so più, sinceramente, se continuare a guardare in Azum Eleven. Me lo sto rivedendo in italiano, ma ogni volta c'è un adattamento diverso. Dalla seconda stagione alla terza cambia. Per le voci va bene, è il resto che fa il quanto pena. E Ares pure.
Insomma, potevano fare di meglio. Magari prendendo l'anime dal Giappone e non da Wiz Media. Magari, eh. Che poi comunque sia, Wiz Media ha curato solo l'adattamento dei la traduzione e l'adattamento dei dialoghi. I nomi li ha scelti Level 5, sia chiaro. Perché io leggo molta gente, ah, che nomi di merda, che nomi di merda. Ragazzi, ha scelto Level 5. No, chi ha fatto... No, i doppiatori. Perché la gente non capisce che i doppiatori stanno solo lì a leggere un testo e a interpretarlo. Non sono i doppiatori che scelgono i nomi. Tantomeno gli adattatori. Che poi dall'inglese all'italiano bisogna comunque sia riadattarlo ulteriormente il testo, perché cambiano molte parole. Non ci stanno quei tempi. È sempre un lavoraccio. No, qui, dove lo mandi? A Falco? Ci arriviamo, sì. Se riesco a rubare palla, ci arriviamo a Falco. Però è finita 1-0, vabbè, dai. Questa era orrendamente difficile, questa partita. E poi col fatto che su questo pianeta c'è una gravità pessima, influisce ancora di più. Ice Ground, vabbè. Tanto non lo uso mai Shiro. Ragazzi, quasi a 50 stiamo, io l'ho detto, I giocatori che uso sempre, quasi a 50, tranne Victor che... Non lo so, non diventa forte. Spero che quando torni l'altro Victor sia tutto quanto a posto. Se torna. E questo urla. Non muoiono mai, no, Arion, non muoiono mai. Sono risorti, certo. Oh no, lascia stare. Vai, Kusaka, risveglia il tuo spirito. Niente, non ce la fa. Il tuo spirito animale. Chiudete gli occhi. Chi è? Chi è? Un combattente. Ehi, ciao, non ti sei fatto male, vero? Grazie per averci salvato. Tu chi sei? Io? Sono un Banda. Si chiama Banda. Piacere. Ok. Voi dovete essere la Earth 11, vero? Bokumo Lato Nikno Sanshio Nanda. Sono uno dei giocatori di Latonic. Perfetto. Sì, perché sei sorpreso, Arion? Sei un giocatore di Latonic? Sì, comunque sia sono contento di essere arrivato in tempo. Ok, mo ci spiega. Questa è la zona dei Mado Fusiaso. Non ho idea di come possa tradursi quella frase. Cioè, è una parola che non è traducibile in italiano, quindi è proprio è un nome proprio di dei fantasmi. Stavano per mangiarvi. Sono dei dissennatori, che Harry Potter è diventato, no? Oh, ok, praticamente è una specie di polvere velenosa, infatti l'abbiamo vista quando siamo entrati in questa zona, che usano le piante carnivore per attrarre gli animali e quindi mangiarli. Ah, capito, e sono quelli che hanno creato le illusioni. Sì. È pericoloso che una cosa del genere cresca vicino alla terra abitata? No, non è vicino alla terra abitata, che stai dicendo? La usano per far mangiare ai bambini le verdure? Che cosa? No, non può, no, dai. Fantastico. Loro vedono dei dolci quando in realtà c'è la verdura. E poi scusatemi, loro sono esseri evoluti da degli insetti. Gli insetti o mangiano altri insetti oppure mangiano fogliame. Perché non vieni nel nostro villaggio? Ti dirò come fare. Va bene, allora noi veniamo al tuo villaggio. Se per te non è un problema, dato che ci inviti. Miyaburi. Oh, è un fiore. Ok. Oh, ci cura l'avvelenamento dalla pianta. Perfetto. Viviamo a Giuro. Villaggio Giuro, seguitemi. Ah, va bene, aspetta, Mate. Aspetta. Secondo me è stato comunque troppo pericoloso. Beh, direi di sì. Quel tipo era stranamente calmo anche se c'era il veleno nell'aria, sì. Ma forse ci è abituato? Ah no, stava dicendo che Zack era stranamente lucido. Nonostante ci fosse il veleno, vabbè.
Non è facile da capire certe volte. Ha detto comunque sia che faceva fatica a rimanere lucido. Bene, cugino, allora questo video termina qui. Nel prossimo andremo al villaggio di questo tipo. E magari affronteremo anche la partita della semifinale, perché no? Io come sempre vi ringrazio per aver seguito l'episodio. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!